Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Siete con Prima il Nord. Oggi l'immigrazione clandestina porta a delinquenze e insicurezza. Lampedusa, i veri responsabili della tragedia. Lei sta dicendo che per eliminare l'irregolarità dei clandestini bisogna aprire le porte e fare entrare chiunque. Lei vuole facilitare in un momento dove abbiamo il 40%, e vicino a lei c'è il ministro Giovannini, di disoccupazione giovanile, l'arrivo di nuova forza lavoro che non troverebbe un futuro. Qual è la posizione di questo governo in materia di immigrazione e soprattutto in materia di immigrazione clandestina? E soprattutto anche il rispetto nei confronti di quei morti, che tutti quanti abbiamo pianto, tutti, non gioca più, non può più essere posto sul piano dell'equilibrismo politico. Ci limitiamo solo ed esclusivamente a lavarci le coscienze davanti alla televisione facendo operazioni di peacekeeping in quel tratto di mare, o vogliamo finalmente mettere in piedi una politica di aiuti veri, concreti ed effettivi nei confronti dell'Africa? O non si è capito assolutamente nulla di quello che sta avvenendo nelle zone di conflitto e nelle zone dell'Africa, oppure si mente sapendo di mentire e si sfruttano sulla pelle di queste persone morte delle occasioni per poter portare avanti le proprie idee politiche. Il ministro Kyenge e il presidente Boldrini e tutte le persone che strumentalmente, tutte le volte, per un loro scopo politico di disintegrare quelle che sono le basi della nostra società, non fanno altro che dire: venite, tanto c'è posto per tutti. Non c'è posto per tutti e soprattutto devono essere messe delle regole. Non si può continuare a dare dei segnali, ripeto, ipocriti e pericolosissimi di accoglienza senza regole, perché altrimenti questi sono i risultati e i morti sono sulle vostre di coscienze. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, che siano responsabilità sia riguardo ai migranti, quindi ogni paese deve assumersi una quota di questi migranti, sia responsabilità di carattere economico, perché la gestione di questa crisi costa molto e attualmente viene gestita solamente dall'Italia. In Consiglio d'Europa è stata votata una risoluzione su questa questione in cui il rapporto ci dice che esclusivamente in maniera asettica il nostro Paese non ha fatto le politiche migratorie nella maniera giusta, e se il nostro Paese vuole avere la condivisione degli altri Paesi europei deve garantire le risorse, perché allora a quel punto ci sarà la condivisione del resto dell'Europa. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.